il 17 ottobre 2020, il giorno del derby a Milano, al tempo del Covid. Contro ogni regola per il distanziamento sociale, le tifoserie del Milan e dell'Inter si danno appuntamento sotto lo stadio in attesa dei loro beniamini. Gli interisti da una parte e i milanisti dall'altra. La curva sud del Milan si dà appuntamento in via Tesio, davanti al ristorante La Barchetta. È proprio dove le due società, Inter e Milan, vorrebbero costruire il nuovo stadio, mandando in pensione San Siro, la scala del calcio, dopo il Duomo, uno dei simboli della città. Su questo prato, Alle spalle, diciamo, del vecchio Meazza. Sì, proprio a ridosso delle case. Secondo il progetto che hanno mostrato, a 30 metri dalle case qua, inclinato lungo questa strada, è un oggetto che è alto, come un palazzo di 10 piani. Queste case sono alte 6-7 piani al massimo, quindi sarebbero molto più alte di queste case, per circa 200 metri. Lei abita lì, se ci fosse il nuovo stadio dietro di lei, potrebbe dare una mano a prendere i palloni, dare una mano se serve qualcosa negli spogliatoi, no? Asciugare il sudore ai giocatori, esatto. Certo. C'è una volta un presidente, un cinese, due napoletani. Sembra l'inizio di una barzelletta, non lo è. Parliamo della squadra che in Italia, nell'ambito del calcio, ha vinto più titoli internazionali, il Milan. Ecco, un po' tutti si sono chiesti, da quando Berlusconi l'ha venduto, chi è il reale proprietario del Milan. La risposta arriva in un colpaccio giornalistico del nostro Luca Chianca. L'ha scoperto attraverso delle carte lussemburghesi e sono Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo. Chi sono questi due imprenditori napoletani? La loro figura è avvolta un po' dal mistero, dal riservo. Sono, possiamo dirlo tranquillamente, dei professionisti della finanza dell'offshore. Una volta hanno una base in Polonia, un'altra volta a Ibiza, un'altra volta in Lussemburgo, poi anche a Londra. Ma come sono diventati i proprietari del Milan e soprattutto come hanno cominciato la loro carriera di successo di imprenditori? Ecco, qui dobbiamo riavvolgere la pellicola di 10 anni e arrivare in una operazione fallimentare della sanità campana. C'erano i privati che avevano maturato crediti con la sanità pubblica, i due finanzieri si presentano e dicono: datemi i vostri crediti, ve li pago io, ovviamente a prezzi stracciati. Poi i due finanzieri apolidi dell'offshore si presentano all'incasso con la sanità pubblica, ovviamente facendosi pagare gli interessi. Ecco, in quel contesto là la sanità pubblica campana ha dovuto immettere tantissima liquidità che di fatto ha bloccato le assunzioni di infermieri e medici. Ora, dalle carte inedite lussemburghesi, il nostro Luca Chianca ha scoperto che i due sono gli effettivi proprietari del Milan. Una delle società che è in trattativa per realizzare un mega progetto immobiliare che prevede anche la costruzione dello stadio. Ora trattano con il comune di Milano, che però non sa che loro sono gli effettivi proprietari. I progetti presentati dalle società sono due: la cattedrale dello studio Populus e quello degli Anelli di Milano, a firma del consorzio Sportium. Entrambi prevedono di costruire qui, in questo prato, alle spalle di San Siro, che dovrà in parte essere demolito. Un anno fa, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, e il presidente del Milan, Paolo Scaroni, presentano i progetti al Politecnico di Milano. Un grande evento, una sala con 200 e più persone. C'era naturalmente il rettore del Politecnico, padrone di casa, ma anche supporter del nostro progetto, e questo mi ha fatto molto piacere.
Il Politecnico di Milano, tempio sacro del sapere, fa da consulente alle squadre, ma dopo la presentazione dei progetti all'università, il rettore Ferruccio Resta è andato anche in consiglio comunale per chiarire la posizione dell'Ateneo, contrario al recupero del vecchio stadio. Mancano i volumi, mancano le dotazioni per rendere accessibile lo stadio, mancano anche tutta una serie di interventi per la sicurezza che sarebbe completamente impattante da stravolgere poi il concept del Meazza stesso e soprattutto bisogna tener conto di tutti i costi di manutenzione pensando anche al fine vita delle strutture. Cioè noi abbiamo avuto uno che si presentava come un'immagine terza ma in realtà era consulente di una delle due parti e infatti ha confermato che si dovesse necessariamente fare costruire un nuovo costruire stadio. È chiaro che dentro il Politecnico, che per fortuna è una istituzione importante e valida nella nostra città, ci sono degli altri architetti, degli altri professori che dicono che questo stadio può essere tranquillamente recuperato. Tra questi, chi la pensa diversamente dal suo rettore è l'ingegner Aceti, professore di tecnica delle costruzioni proprio al Politecnico di Milano. Con un collega ha realizzato un altro progetto. L'obiettivo è quello di recuperare il vecchio Meazza, trasformando il terzo anello con una galleria panoramica. In questi volumi si possono collocare spazi polifunzionali, quali spazi commerciali, ristoranti, musei, anche spazi sportivi, negozi di vario genere. Costo di un progetto del genere? Circa 250 milioni di euro, che comprende anche una riqualificazione e un ammodernamento degli anelli sottostanti. Nel progetto delle squadre solo lo stadio quanto verrebbe? 600 milioni di euro. Quando ha finito di scrivere il progetto, Aceti lo propone alle squadre. Le squadre dopo due giorni hanno risposto che la soluzione non era da loro sposabile e che quindi secondo i loro obiettivi era necessario procedere con una nuova costruzione. Non c'è una lira di denaro pubblico, investiamo 1,2 miliardi di euro, però naturalmente i nostri azionisti per investire 1,2 miliardi di euro vogliono tempi certi, situazione non diciamo nebulose e vogliono quella chiarezza che gli investitori internazionali ritengono necessarie prima di investire queste cifre. Ma per costruire quello che vogliono le società c'è bisogno di cambiare l'indice edificatorio che ad oggi da piano regolatore non supera lo 0,35. Basta guardare i bilanci del Milan per capire quanto sia importante poter costruire. Da quando Berlusconi lo ha venduto, ci sono state perdite per 500 milioni di euro. Dunque, il progetto immobiliare, di cui lo stadio è solo una parte, potrebbe essere la manna dal cielo per rilanciare la società. È chiaro che chi propone ha i suoi obiettivi di redditività, ha i suoi obiettivi di risultato. Chi dall'altra parte deve avallare deve vedere che l'interesse pubblico sia rispettato. Si accoglie perché sennò non sta in piedi l'operazione. Si accoglie perché l'operazione deve avere una sua economicità. E così i vari uffici del Comune di Milano iniziano a lavorare per capire se c'è l'interesse pubblico sul nuovo distretto dello sport di San Siro, voluto dalle squadre di calcio. Lì i diversi uffici del comune hanno presentato tutte delle proposte che dicevano questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Se uno lo legge avrebbe detto a questo punto non gli diciamo che c'è l'interesse pubblico. E invece, miracolosamente, non si può escludere la possibilità di dare l'interesse pubblico. La giunta comunale riconosce il pubblico interesse ma pone ben 16 condizioni. Una su tutte obbliga le società a dichiarare i titolari effettivi, e cioè i reali proprietari. Le società rispondono va bene, ma solo dopo che l'operazione va in porto. Anche perché questo prevede la legge italiana. Dicono i contraenti della futura concessione saranno nuove entità costituite ad hoc dai club. Dimmeli subito, non c'è bisogno che aspetti di costituire la società. Nel momento stesso in cui tratto, io devo sapere con chi sto trattando, col rischio più volte paventato che soprattutto il fondo Elliott, una volta messa la firma, abbia già qualcuno a cui rivendere quei diritti. Con chi tratta però la pubblica amministrazione? Io oggi ho un proponente che è il Milan AC, che è una società di diritto italiano che è ad oggi non interdetta dall'esercizio dell'attività amministrativa, e dall'altra parte ho l'FC Internazionale SPA. Lei è in grado di dirmi chi è il proprietario del Milan oggi? La procedura
prevede che io lo faccia oggi? No. Io so cosa dice la legge e cosa dice anche la Banca d'Italia. Addirittura nel 2018 ha emanato le istruzioni sulla comunicazione delle operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione. Soprattutto questa, a mio parere, il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache. Se è chiara non segnala, se è opaca segnala. È questa la fotografia del retrobottega della società che in questo momento sta dialogando con il Comune di Milano per la realizzazione del megaprogetto immobiliare. Il retro bottega, l'abbiamo visto, è un po' ingarbugliato. Ora ci sono due progetti immobiliari da realizzare, ne va scelto ovviamente uno. Ci sono due società, Inter e Milan, e il presidente del Milan, Scaroni, dice: attenzione, ci sono degli investitori che sono pronti a mettere sul piatto 1,2 miliardi, sono tutti soldi privati. È vero, però qui ci sono dei terreni e delle concessioni pubbliche che devono essere rilasciate in base al presupposto di interesse pubblico. Scaroni dice: gli investitori vogliono tempi certi di realizzazione e nessuna situazione nebulosa. Meraviglioso. Ma il Milan quale situazione di chiarezza offre in questo momento? Nella delibera del comune che pone alla base l'interesse pubblico, che riconosce l'interesse pubblico, chiede, pone delle condizioni. Una è: mi dite società quali saranno i titolari della concessione pubblica. Loro, le società, rispondono: va bene, te lo diciamo, ma solo in sede di gara. Ecco, questo è quello che prevede la legge. Cioè la legge prevede che il Comune di Milano in una fase come questa di trattativa possa trattare con qualcuno che ha il burca. Ecco, una situazione nebulosa che però accompagna il Milan dal 2016, da quando cioè Berlusconi decide di vendere il suo gioiello. E è un momento di difficoltà per le casse del Milan, ma anche per le società della famiglia Berlusconi. Fininvest deve parare l'attacco della scalata di Vivendi a Mediaset. La provvidenza arriva nei panni di un cinese, Mr. Li, residente ad Hong Kong, che porta milioni di euro dai paradisi fiscali. Alla fine Fininvest incasserà circa 740 milioni di euro, la maggior parte dei quali a provenienza ignota. È il 9 maggio del 2018, allo Stadio Olimpico c'è Juventus-Milan, finale di Coppa Italia. Senatore Chianca di Report, come sta? Buonasera, bene. Oggi è una grande giornata per lei. Sì. Pronostico? Non faccio mai pronostici. Del suo vecchio Milan. Sono rimasto scaramantico. Dalla Cina arriva Yong Hong Lee, il nuovo presidente della società rossonera che in un solo anno ha portato in finale il Milan. Mr. Li, cinese della provincia del Guangdong ma residente a Hong Kong, è arrivato avvolto da una nuvola di società offshore che nel solo 2016 ha consentito a Fininvest di ridurre l'indebitamento bancario da 275 milioni di euro a 25 milioni. Il Milan lo presenta alla stampa come il socio di maggioranza della più imponente miniera di fosforo della Cina. Ma a rompere l'incantesimo è il New York Times. Siamo andati presso la sede della sua società. Quello che abbiamo trovato è un ufficio abbandonato con un avviso di sfratto appiccicato all'ingresso e addirittura i vermi nei cestini dell'immondizia. Eccole le immagini in esclusiva degli uffici della società girate da Ryan McMorrow per il New York Times. Insomma, voglio dire, questa è la società che ha comprato il Milan? Abbiamo chiesto in giro, nessuno ha mai saputo chi fosse questo Yong Hong Lee. Mr. Lee ha cercato a più riprese di rassicurare i suoi tifosi. Dal giorno in cui ho comprato il Milan ho incontrato molte difficoltà e ho subito pressioni senza precedenti, stando a questi documenti e irresponsabili servizi giornalistici. Vorrei tranquillizzare l'ambiente intorno alla squadra. La situazione relativa alle mie risorse personali è completamente sana. In Cina Mr. Lee ha avuto seri problemi con una delle sue holding
una di quelle che ha presentato sul tavolo della trattativa. Come curriculum, no? Per prendere il Milan. Come credenziale. E solo che questa holding, mentre lui stava comprando il Milan, era già in gravi difficoltà. Aveva i creditori alle costole perché non aveva rimborsato dei debiti. E alla fine è fallita. Mi chiedo chi abbia fatto la due diligence sulle società di Mr. Lee. Ammesso che ce ne sia stata una. Ad affiancare Fininvest nella vendita c'è la banca d'affari Lazard, mentre Mr. Lee lo ha seguito la Rothschild Italia. Vicepresidente a Londra invece è Paolo Scaroni, ex Eni, è da sempre vicino al Cavaliere. E dopo la vendita Scaroni diventa prima consigliere d'amministrazione e poi presidente del Milan. Ma nessuno sembra aver registrato la criticità sulla solidità finanziaria di Mr. Lee, che con un patrimonio stimato di 500 milioni ha fatto un'operazione da oltre 700 milioni. Quando la famiglia Berlusconi vende il Milan al cinese, lo vende a una società dal nome Rossoneri Sport Investment, che ha la sede in Lussemburgo, in questo palazzo. Cercavo la Rossoneri Sport Investment. Ah. Non c'è nessuno con cui parlare? Ce n'est pas possible de vous recevoir. Je suis désolé, monsieur. Per acquistare il Milan entrano 740 milioni nelle casse della Fininvest. La prima caparra di 100 milioni per bloccare l'operazione risale all'agosto del 2016. A dicembre dello stesso anno arrivano altri 100 milioni dalla Willy Shine delle British Virgin Islands. A febbraio 2017 altri 100 milioni, di cui 50 dalla Rossoneri Advance, sempre nel paradiso fiscale delle BVI. Dopo aver dato i primi 300 milioni per l'acquisto del Milan, il cinese ha difficoltà a saldare il conto a Fininvest, che in quel momento è sotto attacco per la scalata ostile di Vivendi su Mediaset. La provvidenza per le aziende di famiglia di Berlusconi, ma anche per Mr. Lee, veste i panni del fondo Elliott, che presta al cinese 303 milioni di euro. Quello che sembra molto strano dell'acquisizione è anche il prestito che il fondo Elliott ha finanziato, ufficialmente per evitare le restrizioni del governo cinese per le fughe di capitali. Ma i tassi di interesse sono molto alti, intorno all'11%. Nella partita Milan, Elliott dà una mano al cinese e indirettamente alla Fininvest. Cioè indirettamente permette, dopo due anni di tira e molla, che si chiuda l'operazione Milan. Mr. Lee, per ottenere il prestito però, è costretto a dare impegno tutte le azioni del Milan. In caso di mancata restituzione, Elliott sarebbe diventato il proprietario del Milan, pagandolo la metà del prezzo di vendita. I registi dell'ingresso del fondo Elliott nel Milan sono due finanzieri, Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione. Oggi siedono entrambi nel consiglio di amministrazione del Milan. Hanno base a Londra e le società da cui dipende il club rossonero le hanno piazzate in Lussemburgo. Quando al cinese subentra il fondo Elliott, viene costituita la società Project Red Black, partecipata a sua volta da due anonime del Delaware e da un'altra lussemburghese, la Blue Sky di D'Avanzo e Cerchione. Blue Sky, non l'ho mai sentito. Project Red Black. Sei sicuro che sia qua? Sì. Gianluca D'Avanzo, Salvatore Cerchione? Non lo so, di sicuro non ci sono italiani che io sappia. La Project Red Black è la società veicolo che ha acquistato il Milan. Quindi tu non hai mai sentito nulla di... No. Mai? Cioè questa Project ha dato la Sport, che poi ha girato ovviamente anche al Milan, la bellezza di 403 milioni di euro. Teoricamente però sarà il fondo Elliott a darli. Ma chi lo sa? Tutti scrivono che c'è sto fondo Elliott. Io vedo che dietro una catena societaria lussemburghese ci sono delle società del Delaware. Però la dichiarazione della controllante del Milan è che la maggioranza non è di Elliott, la maggioranza è di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo. Che sono i consiglieri di amministrazione del Milan. D'Avanzo, sì, ma sono i proprietari, sono i titolari effettivi. Il vero tema è da dove arrivano i soldi. Non si può sapere, perché con queste costruzioni offshore sono fatte apposta per non mostrare soprattutto la provenienza dei fondi. Però lei tratta con queste scatole lussemburghesi quando va a parlare con il Milan? No,
è vero, dai. No, adesso, come no? Perché oggi io ho davanti a me due SPA italiane. Il Comune di Milano sta parlando con società di cui non sappiamo nulla. E lei si nasconde, tra virgolette, dietro il fatto che lei mi dice è un SPA italiano. Io che cosa dovrei fare? Come amministrazione dovrei dirle: no, io con voi non parlo, perché voi potreste avere alle spalle dei capitali di un certo tipo. Allora io faccio la vezzosa e dico: no, non vi parlo insieme. Dice: no, guarda, se tu non ci parli insieme, noi andiamo, ricorriamo al TAR, tu ci devi parlare per forza. Per la legge dello Stato italiano è questa. È vero, finché non si chiude l'accordo di concessione tra il Comune e le società per il nuovo stadio di Milano, non c'è l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo. Ma la pubblica amministrazione, anche durante la fase della trattativa, ha un ruolo ben definito dalla normativa. Ma se nelle more il pubblico amministratore sospetta o ha ragionevoli motivi per sospettare che sia in corso un'operazione di riciclaggio, tra cui anche la presenza di titolari effettivi non credibili, deve segnalare l'operazione sospetta. In questo caso siamo di fronte a titolari effettivi credibili o non credibili? Allora, io non lo so, magari sono miliardari questi signori in euro o in dollari, io non li conosco, non so chi siano. Report, lunedì scorso, aveva anticipato che i proprietari effettivi del Milan sono Cerchione e D'Avanzo, come riporta il registro dei titolari effettivi delle imprese in Lussemburgo. Qualche giorno dopo, invece, una non ben identificata fonte del fondo Elliott fa trapelare attraverso un'ANSA che Elliott sarebbe proprietaria del 96% del Milan. Non è vero. Se così fosse, tutti gli amministratori di tutte le società lussemburghesi di questa infinita catena hanno detto il falso nei pubblici registri lussemburghesi. Perché il falso? Perché le dichiarazioni che hanno fatto al pubblico registro dei titolari effettivi sono per la proprietà di D'Avanzo e Cerchione al 51% circa e il 49% ce l'ha l'americano. Titolare effettivo è l'ultimo beneficiario di qualsiasi operazione che fa quella società. È l'ultimo beneficiario indipendentemente dal fatto che abbia le azioni, abbia le quote, abbia i contratti, abbia i soldi, gli accordi. Sì, poi i soldi è irrilevante. Scusi. Il fatto che uno ci mette i soldi sarà creditore, ma non è mica socio se ci mette i soldi. Che problemi hanno a dichiarare quello che hanno dichiarato a un pubblico registro? Diciamo che la dichiarazione al pubblico registro, che mostra quello che si vede, poi fa sorgere delle perplessità. Ma come mai questi due giovanotti hanno la maggioranza del Milan? Come mai? Bisognerebbe capire che cosa è successo quando nel 2016 Berlusconi ha venduto. Intanto è stato scelto un cinese, Mr. Li, residente ad Hong Kong, un patrimonio stimato di circa 500 milioni di euro, è proprietario di miniere di fosforo, ma quando lui entra nell'affare Milan, che è quotato circa 740 milioni di euro, le sue holding sono già in crisi. Là il New York Times, quando va nella sua sede ad un certo punto, trova nei cestini dell'immondizia i vermi, si chiede: ma qualcuno la due diligence sul cinese l'ha fatta? Ora, a accompagnare nella vendita Fininvest è stata la banca d'affari Lazard, mentre invece ad accompagnare Mr. Li, l'ha scelto lui stesso, è stata Banca Rothschild Italia, vicepresidente Rothschild a Londra, Paolo Scaroni, oggi presidente del Milan, anche in rappresentanza del fondo Elliott. Elliott che ha avuto un ruolo importante in tutta questa vicenda, perché quando il cinese non aveva più la possibilità di pagare l'ultima rata, l'ultima tranche, quella da 303 milioni di euro, li presta Elliott. Elliott che chiede al cinese in cambio le sue quote del Milan. Ma i veri registi di questa operazione, che di fatto porta soldi freschi nelle casse di Fininvest, che è sotto attacco, che ha sotto attacco Mediaset per via della scalata di Vivendi, sono due imprenditori napoletani, Cerchione
e d'avanzo. Dalle carte lussemburghesi emerge che sono loro i proprietari del Milan, lo dichiarano loro stessi, ecco, detengono attraverso Blue Sky il 50, poco più del 50% delle quote della Project Red Black, la società che a sua volta controlla la Rossoneri Sport Investment, la società usata dal cinese per acquistare il Milan, che a sua volta controlla il Milan. Cerchione e D'Avanzo hanno come soci nella Project anche due società anonime del Delaware. Ecco, chi sono Cerchione e D'Avanzo? Intanto potremmo definirli due angeli custodi, perché hanno salvato il Milan in qualche modo e anche Fininvest indirettamente, che aveva Mediaset sotto attacco nella scalata di Vivendi, e poi hanno anche salvato la memoria di Hemingway a Venezia. Vedremo chi è il nome tutelare di questa memoria. E poi si sono infilati in un'operazione finanziaria dove i protagonisti erano il privato e il pubblico della sanità campana. I proprietari del Milan, Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione, sono nati a Napoli ed è qui che ha origine la loro ascesa nel mondo finanziario. Uno dei primi investimenti è nella società Beta Sky, che a partire dal 2006 acquista circa 12 milioni di euro di crediti che vantano alcune strutture accreditate presso il servizio sanitario della regione Campania. Il problema dei mancati pagamenti in Campania si protrae da anni, fino a scoppiare nel 2012, coinvolgendo anche le farmacie. Ci demmo lo sciopero della fame, questo ecco, era il mio letto. Io la sera allestivo con delle lenzuole, con un cuscino. Lei ha dormito qui per sì, quanti giorni esattamente? Per 11 giorni. 11 giorni, io ricordo benissimo, qui era la testa, qui erano, mettevi i piedi. Senza mangiare. Senza mangiare. Pierpaolo Polizzi rappresenta un comparto da 700 milioni di euro che all'epoca aveva ritardi nei pagamenti fino a 3 anni. Gli ASL non pagavano più e quindi noi eravamo costretti a prendere le nostre fatture mensili e portarle alle finanziarie che acquistavano questi nostri crediti attraverso una cessione del credito. E qui compare la Beta Sky di Cerchione e D'Avanzo. Si presentano come salvatori della patria perché immettono liquidità, ma lo fanno pagando le fatture agli imprenditori circa il 30% in meno, con commissioni altissime, e facendosi però rimborsare dalla regione l'intera cifra dovuta più gli interessi maturati. Infatti gran parte di quelle aziende che hanno ceduto crediti alle finanziarie, in particolare a Beta Sky, hanno subito dei default gravissimi e ovviamente trascurando alcune partite come la questione dei contributi siamo stati tutti quanti portati in tribunale dallo stesso Stato che non ci paga. Polizzi negli anni aveva accumulato migliaia di euro di interessi per i mancati pagamenti della regione e quando il giudice li ha riconosciuti ormai erano già nella pancia di Beta Sky, ma lui prova a chiedergli ugualmente. E Beta Sky mi buttarono la porta in faccia dicendo che quella somma era di assoluta loro pertinenza, erano tutti soldi loro. A mettere fine a questa vicenda arriva solo dopo molti anni di latitanza la politica. I tribunali davano torto alla regione e garantivano gli interessi degli intermediari finanziari. Allora come bisogna bloccare questo sistema? Avere liquidità e fare le transazioni. Non vi pagheremo più a 2 anni, ma vi paghiamo a 60-90 giorni. E ci riuscimmo. Ci furono tagli sulla sanità pubblica. I tagli sono stati sugli organici. Medici e infermieri andavano in pensione e noi non potevamo riassumere. Questa è stata la grande colpa di circa 20 anni di politica sanitaria in Italia. Oggi li stiamo pagando anche con il Covid. Ma non c'è dubbio. Se faccia rabbia che con i soldi nostri e chissà di quante altre situazioni loro abbiano fatto i loro bravi investimenti, queste sono cose che... Tu a ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per Camel, chi te li dà? La borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano. I
due finanzieri del Milan sembrano specializzati nei salvataggi. Sono intervenuti per tirar fuori dai guai anche il prestigioso bar di Hemingway, l'Aris di Venezia, della famiglia Cipriani, quando nel 2012 rischiava di chiudere i battenti. Ed è per questo che nel 2018 eravamo andati a cercarli a Londra, al ristorante di Cipriani, nel quartiere di Mayfair, dove avevano la loro base. Cercavo d'avanzo o cerchione? Guarda, vieni dentro. Vai. Aspetta, facciamo uno alla volta. Gianluca Salvatore, non saprei, vado a vedere. Non ci sono. Avete appuntamento? No? No, li sto cercando dall'Italia, però non rispondono alle mail, non so come... Ah, ok. Ma posso aiutarvi io? Mi sto occupando della vendita del Milan, volevo sentire loro. Okay. Hanno... Sì, io posso sentirli nel pomeriggio, vedo se vi chiamano. Giuseppe Cipriani? Giuseppe ha appena aperto a Riyadh, quindi probabilmente là, e tra pochissimo sarà Ibiza per l'estate. Dove c'è la Minetti, che è la sua compagna. No? Esattamente. Mi chiama lei o mi fa io chiamare? Io la chiamo comunque. Ovviamente non ci hanno richiamato. Giuseppe Cipriani nel 2018 è il compagno di Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in Cassazione per favoreggiamento della prostituzione per il suo ruolo nelle feste del Bunga Bunga di Berlusconi. Dopo la parentesi nel parlamentino lombardo, come abbiamo appreso dal suo profilo Instagram, è passata alla passione per la musica tra New York, Milano e Ibiza. Leggendo il curriculum di Cerchione e D'Avanzo, emergono dal passato i contatti con il mondo berlusconiano. I due sono stati legati a doppio filo con la finanziaria Sopaf, dove c'era l'uomo che per 31 anni ha guidato il Milan, Adriano Galliani. Dietro il fondo Elliott chi c'è? I due napoletani di Londra, lei li conosce? Eh? Liberazione. È stato in Sopaf, una società che ha fondato la Blue Sky, che era una società, è la loro società. Lei li conosce D'Avanzo e Cerchione? Senatore? Senatore? Presidente, posso disturbarla? No. Sono Chianca di Report. Appunto. Eh? No. Ci facciamo una chiacchiera? No. Mi può spiegare solo il ruolo del... di Cerchione D'Avanzo? Mi dia una mano, no, a ricostruire un po' i passaggi. Lei ha un ruolo nel fondo Elliott, no? No. C'è D'Avanzo, Cerchione. Perché non mi rilasciate un'intervista anche sul ruolo del fondo Elliott? Presidente, non mi dice nulla, eh? Presidente. Cerchione, buongiorno, sono Chianca di Report, disturbo? Cerchione? Dottore? Mi sente? E niente, non c'è nulla da fare, nessuno vuole parlare con noi. Comunque, Cerchione e D'Avanzo, che fanno parte anche del consiglio di amministrazione del Milan, lo hanno dichiarato loro stessi, detengono poco più del 50% delle quote della società che controlla a cascata il Milan. Ora, questo però l'hanno detto in Lussemburgo. Perché l'hanno detto in Lussemburgo? Perché lì nel gennaio del 2019 è stato... facendo propria una direttiva europea e normativa di antiriciclaggio, hanno istituito il registro dei titolari delle società, delle quote effettive delle società, sia quelle di capitale che quelle giuridiche di persona. Ecco, e questo l'hanno dovuto fare perché superano la quota del 25% a testa e altrimenti sarebbero andati incontro ad una multa fino a 1.250.000 euro. Ecco, il Lussemburgo, che non brilla certo per trasparenza, ha istituito il registro. Ora, noi che cosa abbiamo fatto? Quando abbiamo anticipato la notizia che i proprietari del Milan erano loro l'altra settimana, è uscita fuori un'ANSA, un'agenzia che ha ripreso la nota di un fantomatico rappresentante del fondo Elliott, che ha detto: no, il Milan è di Elliott al 96%. Ora, chi è che dice la verità qui in Italia? Non possiamo saperlo, perché l'Italia non ha ancora istituito il registro dei titolari delle imprese, e quindi delle due una: o Cerchione e D'Avanzo hanno mentito
ad uno Stato o l'hanno fatto i soci di Elliott. Ecco, insomma, vedremo. E quello che però è certo è che la loro società, la società di Cerchione d'Avanzo, Blue Sky, nasce da Sopaf. Sopaf che era la società, la finanziaria di Giorgio Magnoni, l'imprenditore. Nel CDA c'era anche Adriano Galliani, insomma, 31 anni con Berlusconi. Dunque forse giusto Berlusconi potrà dirci come stanno effettivamente le cose. Chi è che ha giudicato più attendibile di lui al punto da cedergli il suo gioiello? Potrebbe anche chiedere informazioni al presidente del Milan, Paolo Scaroni, ex Eni, suo amico e colui che ha condiviso le politiche sul gas del suo amico Putin. Ora, Cerchione e D'Avanzo ed Elliott sono anche i protagonisti di un'altra vicenda, riguarda l'azienda delle matite Fila. I manager, i proprietari sono Massimo Candela e sua sorella Simona. Ad un certo punto nel 2018 i due sono un po' in contrasto tra loro, Simona Candela decide di vendere le sue quote. E chi se le compra? Insomma, indovinate un po', sempre una project, questa volta non è la Red Black, ma sempre una project. Project cosa? Come si chiama la società che controlla, la società che controlla il Milan? La project. Anche qui abbiamo una project, che non è Red Black, ma Pencil. Chi sono gli ideatori? Sempre loro. Sempre dal Lussemburgo, questa volta con la Project Pencil, Cerchione e D'Avanzo hanno acquistato le quote di una società italiana che controlla un'importante azienda di matite, la Fila. A vendergli le quote è la signora Simona Candela, che con il fratello Massimo è la proprietaria della Fila. A gestire la compravendita è l'avvocato Alfredo Craca, anche lui consigliere d'amministrazione del Milan, contemporaneamente il legale di chi compra e di chi vende. No, è un po' anomalo. Le valutazioni che crede, io non posso evidentemente su questo sindacare. Ma è vero o no? In che senso? Cioè, sto dicendo una cosa sbagliata? È vero o no che lei è l'avvocato del compratore e del venditore? Io non posso e non intendo rendere delle dichiarazioni rispetto a delle attività che ho svolto come professionista. Questa cosa di Ginevra, conti correnti, tutti dentro. Senta, la stessa banca. Ancora, le ho risposto. I 50 milioni utilizzati per entrare in Fila sono stati spostati all'interno della stessa banca. È la Rothschild di Ginevra, dove hanno i conti sia le società di D'Avanzo e Cerchione che quella della signora Candela. 10 milioni come anticipo e 40 milioni a saldo. Ma anche in questa operazione entra in gioco Elliott. Il fondo americano, attraverso due società offshore, presta ben 20 milioni, ma dopo 5 giorni le stesse cifre rientrano a chi le aveva prestate, cioè al fondo Elliott e alla Blue Sky di Cerchione e D'Avanzo. Quello che non si capisce dai pochi bilanci a disposizione è da dove arrivano i 40 milioni del saldo, che tornano indietro creando un'operazione di fatto a saldo zero. Tirano i 40, riprendono i 40, punto. Il problema è, nella società italiana cos'è rimasto? Che operazione è questa? Ma chi lo sa? Cosa sono in... È un progetto. Guarda per esempio la Project Pencil, quando è che restituisce i 40 milioni? Nel 2018. E l'ultimo bilancio depositato qual è? 17. Quello dei 40 milioni che escono e rientrano è un mistero, l'ennesimo dopo quello della compravendita del Milan. L'unico che potrebbe spiegarcelo è l'uno e trino avvocato Craca. È nel CDA del Milan, è il legale dei proprietari del Milan, Cerchione e D'Avanzo, che comprano anche le quote della Fila, ed è il legale di chi le vende, Simona Candela. Però me la spiega l'operazione. Ma non, scusi, io sono... Fatta in Svizzera. Ma scusi, io sono un professionista. Non rivolgetevi alle parti se avete qualcosa da chiedere, ma non sono certamente... Beh, chiedo a lei, ha gestito tutta l'operazione per conto dei suoi clienti. Ma io sono un professionista, non posso certamente mettermi a rendere delle a terzi informazioni. Ma com'è possibile chiedere un prestito di 40 milioni e avere la restituzione di quei soldi in 5 giorni? Non sono stato chiaro. Lei non mi vuole ascoltare. No, io l'ascolto, però allora... gradirei delle risposte. Le chiedo solo, i soldi, la Candela, li ha visti o no? Senta. Ce li ha o no questi 40 milioni? Senta. Allora, se lei non mi vuole
ascoltare nelle risposte che le sto dando e continuiamo a fare questo rimpiattino. La saluto. Quello che scopriamo dalle carte è che l'assessore al bilancio di Milano Tasca, che segue anche la partita dello stadio, due mesi prima l'insediamento dell'avvocato Craca nel CDA del Milan, è intervenuto con una consulenza tecnica nella controversia civile che vede scontrarsi Massimo Candela, la sorella Simona, coinvolgendo anche la società lussemburghese riconducibile a D'Avanzo e Cerchione. Quando io prendo quella consulenza, Craca non è consigliere del Milan, quindi per me è un avvocato come quanti di quelli con cui lavoravo prima. Ok? Quindi in quella posizione. Però uno dei due già dentro, o chi? Comunque era Cerchione, mi no, sembra, scusi, che fosse già dentro Milan. Lei mi sta dicendo, però, mi sta citando delle persone che io non ho mai incontrato in vita mia. Io ho un incarico che mi è stato dato e l'unica persona che io ho incontrato di quella vicenda è la signora Candela, ok? Craca fa l'avvocato per la signora Candela, fa l'avvocato in quelle cause per i due consiglieri di amministrazione del Milan, Cerchione e D'Avanzo, quindi diciamo è un lì è quasi un tutt'uno, non è difficile distinguere. Ma non, io non è che ho detto che non conosco Alfredo Craca, cioè, mi sembra un tema fuori discussione. No, però adesso l'ho detto anche io che conosco Marco Patuano, che è un altro consigliere, è un'altra persona consigliere mia, quindi gli ho dato io anche un'informazione in più. Ma guardi che neanche di Craca è nota questa sua amicizia, che è avvocato di altri due consiglieri di amministrazione del Milan, però, e stanno lì nel consiglio di amministrazione del Milan per volontà del fondo Elliott, che è dietro anche l'operazione immobiliare dello stadio. Scusi, cosa stavo sostenendo? Che mi faccio influenzare dalla presenza di Patuano e Craca all'interno del Milan? Beh, allora posso dirle anche una cosa, noi non vediamo neanche il derby insieme perché litighiamo. Quindi succede spesso che io dopo il derby vado a cena con Patuano, è mio amico da 25 anni, non ho nessuna intenzione di cambiare le mie relazioni personali per qualsiasi relazione lei possa fare a proposito. Noi crediamo all'assessore Tasca, è una persona, è un amministratore specchiato, poi è interista, deve trattare pure con la sua squadra del cuore, che però pure là il 30% della proprietà è nell'offshore. Ecco, è lo Stato che però deve aiutare amministratori bravi come lui, come aumentando la trasparenza. Qui l'assessore al bilancio, al demanio Tasca, sta trattando con una società, il Milan, per l'autorizzazione di un progetto immobiliare importantissimo e deve rilasciare un terreno con delle concessioni pubbliche e non sa chi è l'effettiva proprietà. Ora, perché non lo sa? Perché in Italia non è stato istituito il registro dei titolari effettivi delle imprese. Questa era una normativa che rientrava nella direttiva comunitaria contro il riciclaggio, lo spirito era quello di rendere la vita più difficile ai criminali, ai terroristi, anche semplicemente agli evasori che volevano riciclare del denaro per comprarsi i pezzi di un paese che hanno contribuito a fiaccare. Ora questo registro avrebbe aiutato i professionisti, i notai, i commercialisti, le banche, le assicurazioni, i semplici imprenditori, oltre che le autorità giudiziarie e quelle che contribuiscono a recuperare l'evaso. Ma questo registro, che doveva essere istituito a luglio del 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico si sono dimenticati di istituirlo. Ecco, ora, Ministro Patuanelli e Ministro Gualtieri, vi prego, istituitelo subito questo registro, prima che pezzi del nostro paese, fiaccati anche nell'economia dal Covid, finiscano nelle mani sbagliate.